Dopo tutti questi mesi di chiusura, oggi finalmente i cancelli delle scuole sono stati riaperti e i ragazzi sono rientrati in classe. Tutto è ripartito, tra regole e limitazioni, mascherine e percorsi specifici per raggiungere la propria classe. I ragazzi delle scuole superiori, desiderosi di tornare tra i banchi, sembrano averla presa bene, soprattutto le classi prime, entusiaste di intraprendere un nuovo percorso che entrerà nella storia. È stato emozionante, anche perché comunque il primo giorno di superiori è un po' diverso con la mascherina. Cioè bisogna comportarsi in modo diverso, usare l'igienizzante e tutto, però comunque è stato emozionante come tutti gli altri. Ci hanno accolto e siamo stati con la mascherina, spostandoci per i corridoi. Invece in classe siamo stati distanziati con le finestre aperte e ci siamo tolti la mascherina. Lo immaginavo diverso, pensavo che comunque saremmo stati tutti molto più vicini, invece siamo costretti a camminare con le distanze di un metro e quindi è un po' diversa la cosa. Il contro di tutto questo è che non abbiamo iniziato la scuola come tutti gli altri, quindi vicini, tutti che si parlavano in modo... Poi in corridoio, che non c'era nessuno, dovevamo fare la ricreazione da soli. Cosa ti auguri per i prossimi mesi? Che finisca sta pandemia e ritorni tutto come era prima, senza queste mascherine e tutto il resto. Non è però mancato qualche momento di confusione, come ci racconta una mamma. E avevamo studiato tutti i percorsi e tutto quanto, invece stamattina, data l'emozionalità e tutto, c'è stata come sempre un po' di confusione, ma insomma dai, ci può stare come primo giorno, come primo anno, dai. È contenta della riapertura da mamma? Sì, sono molto contenta, preoccupata, e questo non lo nego, però contenta perché hanno bisogno di una socialità con persone comunque della loro età e quindi la scuola è anche fatta di socialità, non solo di studio.